Da questa mattina via Gaetano Azzariti al Borgo Orefici lascia il posto a via Luciana Pacifici, la più piccola vittima ebrea napoletana morta ad 8 mesi durante la deportazione nel campo di Auschwitz. Per renderlo possibile da anni si battono la Fondazione Valenzi con il sostegno dell'amministrazione comunale e la determinazione del giornalista Nico Pirozzi, coordinatore del progetto Memorie, istituito per mantenere vivo il ricordo della Shoah. Luciana è stata deportata da Milano il 30 gennaio del 1944. È morta durante quel terribile viaggio che da Milano la portava ad Auschwitz ed aveva 8 mesi. Napoli è la prima città d'Europa con le 4 giornate, 28 settembre, 1 ottobre 43, che si è liberata da sola dal nazifascismo con una rivolta di popolo capeggiate soprattutto da donne e giovani e bambini. Quindi questa città vuole ricordare perché è preoccupata di nuove forme di genocidio che si stanno realizzando qui vicino, nel nostro mar Mediterraneo e nel mondo. L'evento, al quale hanno preso parte alcuni esponenti della famiglia Pacifici, rappresentanti della comunità ebraica insieme al sindaco De Magistris e all'assessore alla cultura Nino Daniele, assume un significato particolare perché dal 1970 questa traversa di Corso Umberto era intitolata a Gaetano Azzariti, presidente del Tribunale della Razza in epoca fascista. Napoli, prima città in Italia, riesce a rimettere ordine ai tasselli della storia. La strada che è stata cancellata dalla toponomastica di Napoli è quella dedicata a un personaggio di cui preferisco non ricordarne il nome perché la storia mi dice così. È un personaggio che tra le varie cariche ha avuto anche quella di presidente del Tribunale della Razza, la più ignobile delle istituzioni fasciste. Per noi è stato dirimente il fatto di prevalere la storia di una bambina rispetto a chi, anche se dopo ha avuto una vita apparentemente tra virgolette normale all'interno delle istituzioni, è stato in un momento delicato del paese presidente del Tribunale della Razza. Credo che questa è la decisione prevalente. Quindi anche per aprire un dibattito su come alcune storie personali sono cambiate da prima della Resistenza e dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la coerenza delle storie personali.